Rosas, quindi è scattato Hernandez, è scattato Santos Hernandez, lo vediamo pochi metri davanti a loro in località Grangesises, pochi chilometri dall'arrivo al colle del Sestriere. Ora c'è una galleria per Santos Hernandez e Chozas stacca Arroyo, Arroyo distrutto dal gioco di squadra della Once, Arroyo della squadra di Greg Lemond, di Eric Boyer, della Z Samson, distrutto dal gioco degli spagnoli, ricordiamo che Arroyo è messicano, Santos Hernandez davanti a Chozas e Santos Hernandez, Chiappucci, Chiappucci maglia ciclamino che scatta, grandioso questo arrivo di tappa. Chiappucci attacca, le carrette risponde alle sue spalle subito Franco Chioccioli, non ce la fa Bugno, non ce la fa Boyer, vedete Eric Boyer staccato e così pure Gianni Bugno, Gianni Bugno accusa l'attacco di Franco Chioccioli, di Le Carrete e di Chiappucci, quando mancano 2 chilometri alla conclusione davanti a loro Arroyo e in testa Hernandez e Chozas della squadra di Marino Le Carrete. Inquadratura dall'alto per Chiappucci, maglia ciclamino, alle sue spalle Marino Le Carrete e poi Franco Chioccioli e Chozas al passaggio all'ultimo chilometro, Edoardo Chozas che si è sganciato da Santos Hernandez, Edoardo Chozas all'ultimo chilometro della squadra Once, della squadra di Marino Le Carrete, alle sue spalle Hernandez e poi Chioccioli, Chiappucci e Marino Le Carrete. Edoardo Chozas, numero 134 della Once, vede ora sullo sfondo la torre dei Duchi d'Aosta, quindi manca pochissimo alla conclusione, ricordiamo che Gianni Bugno è staccato, Chiappucci, Chioccioli e Le Carrete hanno staccato come ieri, Gianni Bugno come ieri nella tappa del Monviso, Eric Boyer si trova nel gruppetto di Chioccioli, è riuscito a riagganciarsi forse, no non ce l'ha fatta, quindi c'è Chiappucci, Marino Le Carrete e Franco Chioccioli e Chiappucci che fa l'andatura, stanno raccogliendo per strada Santos Hernandez, uomo di Marino Le Carrete. Manca veramente poco alla conclusione di questa splendida tappa del Colle del Sestriere, altra tappa di selezione, altra tappa di montagna. Edoardo Chozas, spagnolo della Once, alle sue spalle Chiappucci, Le Carrete, Chioccioli e Eric Boyer che hanno staccato Santos Hernandez, protagonista anche lui di questa tappa. Poi ci dovrebbe essere Gianni Bugno, vedete Eric Boyer che a 10 metri non di più da Chioccioli, da Le Carrete e da Claudio Chiappucci che fa l'andatura. Chiappucci cerca assolutamente anche di prendere gli abbuoni, davanti a lui c'è soltanto Edoardo Chozas a pochi metri, circa un centinaio di metri, quindi ricordiamo 12 secondi di abbuono al primo, 8 al secondo e 4 al terzo, quindi importanti anche sono gli abbuoni, la classifica generale, c'è Chioccioli con 30 secondi su Le Carrete, 1.07 su Lelli che non compare e poi c'è Chiappucci a 1.33, quindi sono importanti gli abbuoni, ultimi metri. Vediamo se Chozas riuscirà a resistere al forcing di Chiappucci. Vediamo, dovrebbe comparire ora Edoardo Chozas, inquadratura ancora per Chiappucci, Le Carrete e Chioccioli che lo inseguono. Dovrebbero passare sotto le funivie del Sestriere. C'è ancora un tunnel e poi la salita nel primo piazzale, poi il secondo piazzale della funivia del Freitev, dove avete visto per un attimo l'inquadratura. Ecco il sottopassaggio della funivia della banchetta, si sale ora nel piazzale, già passato Edoardo Chozas, ecco il primo piazzale ed è Edoardo Chozas che si guarda indietro per vedere quanti metri sono, non più di 50 metri su Chiappucci, Le Carrete e Chioccioli, alle loro spalle a 10 metri sempre Eric Boyer, il francese della Z Samson, tantissimo il pubblico che ha corso qui al Colle del Sestriere, Colle del Sestriere che ha chiesto anche una tappa giustamente per il Tour de France del prossimo anno, ma Edoardo Chozas allo sprint, Chiappucci alle sue spalle, Chozas vince secondo Chiappucci a un secondo, a 3 secondi Le Carrete e Chioccioli, ricordiamo gli abbuoni 12, 8 e 4 mentre è arrivato ora Eric Boyer francese, quindi primo Edoardo Chozas a 1 secondo Claudio Chiappucci, terzo a 3 secondi Marino Le Carrete, quindi a 2 secondi da Claudio Chiappucci che ha conquistato 8 secondi di abbuono, poi Franco Chioccioli e
Eric Boyer, Massimiliano Lelli, ottima la prova ancora per lui, 24 secondi. Poi c'è Conti, poi c'è Sierra, poi c'è un altro della squadra della Once, poi c'è Jascula, era Hernandez, poi Jean-François Bernard e Chave, Pulnikov, Gianni Bugno in ritardo esattamente di 41 secondi.